Tre vittorie di fila e sei risultati utili consecutivi. Un Bari in grande crescita va visita alla Virtus Entella nel match valido per la 29esima giornata della Serie B con te.it. Colantuono sceglie il 4-3-3 con Galano, Flore, Flores e Parigini. Risponde Breda per i padroni di casa con in attacco Catellani e Caputo supportati da Marie. Al secondo minuto Moscati batte un calcio d'angolo per Troiano che schiaccia la palla e sul rimbalzo colpisce la parte superiore della traversa. Si salva nell'occasione Micai. Ancora calcio d'angolo per l'Entella, questa volta dalla parte opposta. La palla arriva da Marie, il cui tiro potente costringe Micai ad una parata in due tempi. Buon inizio da parte dell'Entella. All'ottavo, sull'invito di Amaria, errore di Moras che perde palla. Ne approfitta Caputo che mette in mezzo per Palermo che per un soffio manca la deviazione in scivolata. Ecco qua l'errore da parte del difensore del Bari. Al minuto 25 lancio da centrocampo per Caputo che si coordina ma la sua conclusione finisce innocua tra le braccia di Manai. E al minuto 27 l'Entella va in vantaggio, Catellani da destra per Caputo che d'esterno mette Amari solo davanti alla porta. E Amari non sbaglia il gol dell'1-0 al termine di un'azione davvero splendida da parte della squadra di Breda, che passa così meritatamente in vantaggio dopo un grande inizio di partita. Terzo gol stagionale per il giocatore Franco Algerino. Al minuto 35 Catellani per Caputo che controlla davvero benissimo, ma la sua conclusione è preda da parte di Macai. Si dispera l'attaccante dell'Entella. Davvero ottimo il suo controllo, ottima anche la risposta da parte del portiere ospite. Poi ancora Catellani ci prova col sinistro ma la sua conclusione termina sopra la traversa. E al 42esimo ancora Catellani su punizione a giro e questa volta Micai è bravo a bloccare la sfera. Primo tempo che si chiude con l'Entella avanti, Bari in difficoltà sugli assalti avversari. Al settimo della ripresa Moscati ci prova dalla distanza sempre per l'Entella, la sua conclusione termina fuori. Al minuto 58 finalmente si vede il Bari con Salzano che prova a scuotere la sua squadra con un tiro dai 25 metri, palla non lontano dall'incrocio dei pali. Ancora Bari più intraprendente in questa ripresa, passano solamente due minuti con Galano per la testa di Swagger che finisce però tra le braccia di Jacobucci. Al minuto 66 ancora gli ospiti su calcio d'angolo, prima Moras di testa e poi Cassani provano senza fortuna la via del pareggio. Al minuto 71 ancora la squadra di Colantuono con Galano che raccoglie una respinta della difesa dell'Entella ma il suo destro termina alto sopra la traversa. Rajcevic è appena entrato, prova ad approfittare di una carambola in area ma nulla di fatto per l'attaccante del Bari. Poi ancora Moras di testa ci prova dal limite dell'area, bravo Jacobucci che blocca la sfera senza alcun tipo di problema. All'81esimo arriva il raddoppio per l'Entella sul lancio di Jacobucci, sia Cassani che Moras non intercettano il pallone, si inserisce Diav che batte Micai per la seconda volta in questa partita, secondo gol stagionale per l'attaccante di Breda che di fatto chiude il match. Incertezza da parte prima di Cassani, poi di Moras, si inserisce a loro spalle Diav che non perdona e batte Micai per la seconda volta come detto al 91esimo. Nel finale ci prova Sabelli con questo tiro, nessun problema per Jacobucci. Vince così 2-0 l'Entella che ferma la corsa verso